E ciao a tutti e benvenuti a un mio nuovo video. Questo video secondo me sarà uno dei più utili che ho caricato finora, perché questo video vi spiegherò come aumentare la vostra rete wifi. Allora, ci sono due metodi per usare questa rete wifi. Una è con un computer portatile, un PC, e un'altra con un'antenna. Quella con l'antenna ci sto ancora sperimentando sopra, ma non riesco ancora a farla funzionare decentemente. Mentre questo qua col PC funziona molto bene. Allora, bisogna prima di tutto avere un PC. Che questo PC verrà usato come ripetitore del segnale wifi. Allora, il segnale wifi, ovviamente bisogna avere un modem wireless, e con il PC collegato al modem, dopo vi farò vedere un programma in cui bisogna scaricare per amplificare questo segnale. Allora, dovete sapere che se un PC fa come antenna, il segnale che invia a, non so, dispositivi, che ne so, PlayStation 3, Xbox, cellulari, Wii, o altri computer in casa, è molto più ampio e anche molto più potente. Infatti, come vedete, ora se io faccio, vi lascerò il link in descrizione sia a questo sito qua, sia che questo. Questo sito qua serve per fare un test per la vostra velocità wireless. Facciamo inizio test e vediamo ora quanto va veloce il mio computer con internet. Ok, ora vediamo. Allora, come ping è già molto molto alto. Come vedete, è già partito alla grande, è quasi arrivato a 7 megabyte. Io sono connesso con, diciamo, questo metodo. Io prima non arrivavo a 1 megabyte, cioè arrivo qui sotto proprio, c'è cioè una schifezza totale. Non riuscivo a superare neanche l'1. Invece ora con questo metodo, avete visto voi dove sono arrivato. Bene, allora, come fare? Bisogna scaricare questo programma. Cioè, sì, questo programma. Che in poche parole, cosa fa? Il PC con cui lo scaricate diventa una specie di modem. Questo modem, cioè, non è proprio un modem, diventa una specie di antenna, ecco, collegata al modem wireless. E con questa antenna, cosa fa? Potenzia tutta la rete. E come avete visto, internet mi è aumentato veramente di tanto, perché vi ripeto, arrivavo a 1, cioè arrivavo a 0, qualcosa, cioè avevo una connessione veramente da paura, cioè proprio una schifezza totale. Invece ora arrivo a quasi 7. Ok, ora io non l'ho scaricato su questo PC perché, visto che questo PC è quello che uso di solito, non l'ho scaricato qua, ma l'ho scaricato su un altro PC che non è qui in questa stanza, ma è dall'altra parte, e non riesco a farvi vedere il programma. Però, se riesco, però, perché ti dà c'è un po' di confusione, se riesco col cellulare faccio un video e ve lo metto insieme a questo video. Però molto probabilmente non ci riuscirò. Comunque, cosa fa questo programma? Intanto bisogna cliccare free trial qui. Aspettate che, ah, scusate, non è questo, mi sbaglio sempre. È trial light. Ok, ovviamente voi non pensate alla versione a pagamento, che ok, è molto più potente, arriva anche a 3 giga di 4 giga di wireless, però come vedete
un anno costa 25 dollari, tutta la vita 40 dollari. Io non ho tutti questi soldi da spendere per una connessione del cazzo. Comunque, noi ci interessa questa parte qui. Qua ci metteremo un'email, poi si fa continua e inizierà il download qua sotto. Ora io non posso scaricarla altrimenti, perché quando si scarica questo programma, il computer diventa, come ho già detto prima, l'antenna, quindi non usufruisce della connessione potente. Quindi per questo non usate il vostro computer, quello che giocate, perché altrimenti la connessione potente non vi arriverà. Cioè, sarete l'unici a non avere la connessione potente, mentre gli altri computer della casa lo avranno. Quindi non riesco a farvelo vedere. Comunque vi posso assicurare che funziona a meraviglia. Vabbè, comunque, appena vi scaricherà questo programma, vi uscirà una finestrella qui, cioè lunga più o meno così, in cui voi dovete settare queste. Come dire, settare il nome della rete e la password, così diventerà una rete protetta. E qua, una volta che avete settato la rete, al posto di collegarvi con il wifi del vostro modem, vi collegate col nome della rete, perché vi spunterà automaticamente sulla casella del wireless, cioè sulla casella del, come dire, qua in basso. Poi, come dire, se una volta collegati, vi accorgerete che la connessione vi andrà molto più veloce, ma anche molto più potente. E quindi non so, riuscite a caricare video, ecco, come vedete, ho appena caricato il video che ho messo, che ho appena finito di registrare, come registrare il proprio desktop. L'ho appena messo e ha già finito, sta soltanto elaborando gli ultimi dettagli e ha finito. C'è una cosa veramente pazzesca. E quindi per questo video è tutto. Se riesco vi scatto delle foto col cellulare e vi mostro il programma, se riesco. Io vi saluterò qui, ciao e alla prossima volta. Ciao ciao. Salve a tutti, sto registrando con Audacity questo video che state vedendo. Vi dico soltanto alcune cose molto importanti. Dove c'è scritto verso, non mi ricordo tanto bene, cioè diciamo sotto alla password che dovete inserire c'è il nome della vostra rete e sotto ancora dovete impostarci, cioè, sotto c'è scritto Advanced Setting. Mi raccomando, dovete impostare il wifi. In tutti i setting dovete mettere wifi, qualcosa c'è scritto wifi. Bene, ciao a tutti, il video finisce e alla prossima. Ciao ciao!